Allora, l'ultima volta abbiamo visto il teorema di derivazione della funzione composta, la funzione in mezzo, abbiamo visto i teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange. Ecco, continuiamo un attimo a studiare un po' le proprietà delle derivate. Allora, se abbiamo una funzione f da supponiamo un intervallo a vista a valori in R e supponiamo che esista f' di x per ogni x praticamente ad R, allora già sappiamo, allora voglio dire questa cosa qui, se f' di x per esempio è maggiore di 0 per ogni x appartenente da b, allora f è strettamente crescente in a, viceversa se f è strettamente crescente in AB, allora f' di x è maggiore o uguale a 0. Quindi non c'è un'equivalenza perfetta tra le due cose. La proposizione. La dimostrazione è banale conseguenza di quello che abbiamo dimostrato l'altra volta, in particolare del teorema di Lagrange. Da questa parte, questo perché chiamiamole 1, 2, dimostriamo la prima parte, andiamo a scrivere f di b meno f, scusate, f di x con 2 meno f di x con 1 fratto x con 2 meno x con 1, dove x con 1 è minore di x con 2, maggiore di a minore di b. Questo è il rapporto incrementale della f fatto tra x con 2 e x con 1, e allora per il teorema di Lagrange questo è uguale, f' di x, per la precisione esiste sì compreso tra x con 1 e x con 2, vale che vale questa. Ma noi sappiamo che f' di xi è strettamente maggiore di 0, perché la funzione ha derivata positiva in tutto l'intervallo. E quindi cosa segue? Da questo segue che f di x con 2 meno f di x con 1 è uguale a f' di xi per x con 2 meno x con 1, questo è positivo, questo qui è positivo, quindi il tutto è strettamente positivo. Quindi cosa abbiamo mostrato? Abbiamo mostrato che se x con 1 è minore di x con 2, la funzione, questa quantità è positiva, cioè f di x con 2 è maggiore di f di x con 1, cioè la funzione è crescente. Oh, quindi ogni volta che abbiamo un intervallo, qua potevamo mettere anche intervallo chiuso, non cambiava niente nella dimostrazione, in questa parte della dimostrazione non cambiava nulla, perché quando andavamo a applicare Cauchy, addirittura sugli estremi dell'intervallo potevamo anche non supporre la derivabilità, ma la continuità sì, perché dovevamo applicare il teorema di Lagrange, cioè i teoremi che abbiamo fatto l'altra volta, e quindi potevamo applicarlo tranquillamente lo stesso. Va bene, dimostriamo invece la 2, la 2, beh, è molto simile al teorema di Fermat,
nella 2 io devo fare il limite, prendiamo per h che tende a 0, diciamo chi è f primo di x, prendiamo un punto x compreso tra a e b, e il limite per h che tende a 0 di f di x più h meno f di x fratto h. Bene, osservate che questa quantità è sempre positiva. Per quale motivo? Noi sappiamo che la funzione è crescente, quindi se h è maggiore di 0, il numeratore è positivo, il denominatore invece pure. Se h invece è minore di 0, allora a questo punto sta a sinistra di questo, quindi il numeratore è negativo e il denominatore pure. Quindi il rapporto è sempre positivo. Quindi, visto che questo è maggiore o uguale di 0, sempre, anzi, strettamente maggiore di 0, però il limite possiamo concludere solo che è maggiore o uguale a 0. E questa è la proprietà che, diciamo, avevamo anticipato, che non avevamo ancora dimostrato. Sostanzialmente, quando una funzione sta crescendo, la derivata è positiva, in senso debole, questo risultato non può essere migliorato, cioè questo qui non possiamo ottenere per forza uguale, e poi vi faccio vedere perché. Viceversa, se la derivata è positiva in tutto l'intervallo, sicuramente la funzione è strettamente crescente. Bene, allora facciamo degli esempi. Esempio 1, prendiamo f di x uguale x cubo, questa funzione è strettamente crescente su tutto f, però f' di x uguale 3x quadro è solo maggiore o uguale a 0, in particolare in 0 la derivata fa 0. Quindi, se vi ricordate il grafico della parabola cubica, come vedete, pur essendo la funzione strettamente crescente, vedete che c'è un punto in cui la derivata si annulla. In realtà, di punti in cui la derivata si annulla ne posso fare anche più di uno, cioè, se questa, diciamo, c'ha un attimo in cui la derivata si annulla, diciamo un punto in cui la derivata si annulla, ma altrove la derivata è estremamente positiva, comunque la funzione è crescente. Questo può succedere non una sola volta, ma può succedere ovviamente anche più volte. Senza. Quindi vedete che questo risultato qui non può essere migliorato, quindi non possiamo ottenere il maggiore stretto. Va bene? E ovviamente, esempio 2, prendiamo la funzione f di x uguale, facciamo x più 1 al quadrato se x è minore o uguale di meno 1, 0 se x è compreso tra meno 1 e 1, e x meno 1 al quadrato se x è maggiore o uguale di 1. In realtà io ho fatto un piccolo abuso di notazioni, perché, vabbè, intanto facciamo il grafico di questa funzione. Questa è la parabola invece, scusate, parabola, mettiamo al cubo, no, perché la voglio fare crescente. Quindi ho preso la stessa funzione di prima, semplicemente ho preso questo ramo, l'ho spostato di uno a sinistra, ho preso quest'altro ramo del grafico, l'ho spostato di uno a destra. Se ci fate caso, questo è l'effetto che ho ottenuto.
Perché dicevo ho compiuto un piccolo abuso di notazioni? Guardate che una funzione si deve definire in maniera univoca. Qui la funzione nel punto meno 1 e anche nel punto 1 è definita due volte. È definita sopra ed è definita anche sotto. Però non c'è problema, perché se voi mettete meno 1 sopra viene 0. Se voi prendete la funzione sotto pure viene 0. Quindi in realtà lo posso fare, lo posso scrivere in quanto i due valori si accordano. Ok? Questa funzione non solo è continua, ma se ci fate caso è derivabile. Per quale motivo? Gli unici punti in cui potrebbe non sussistere la derivabilità, questa funzione prima di meno 1 è sicuramente derivabile, è un polinomio di terzo grado, quest'altra dopo 1 anche, questa è una costante quindi è derivabile, gli unici punti in cui potrebbero sorgere problemi quali sono? Sono il punto meno 1 e il punto 1. Allora cosa si fa? Innanzitutto la funzione lì è continua e va bene, quindi possiamo provare a fare la derivata. Se non fosse continua, sicuramente noi sappiamo che se la funzione è derivata deve essere forse anche continua, quindi quella è una condizione necessaria ma non sufficiente. Allora come si fa? Allora io nel punto meno 1 devo fare diciamo il limite del rapporto indipendente da sinistra e il limite del rapporto indipendente da destra, cioè faccio quella che si chiamerà poi la derivata a sinistra, la derivata a destra, e devo far vedere che sono uguali. In realtà nel fare questo posso fare allora, siccome vi ricordate il valore di una funzione calcolato a il limite della funzione calcolato a sinistra, se non sbaglio l'avevamo già incontrato, mettevamo un più, mi pare che lo mettevamo vicino al punto, ok? Beh, se non l'abbiamo incontrato lo definiamo adesso. Allora aspettate che faccio una cosa un po' più sistematica, non una definizione. Allora, definizione, chiamiamo sia f definita in un intorno di x con 0, quindi esiste delta tale che definisce x con 0 meno delta x con 0 più delta. Chiamiamo f di x con 0 meno il limite per x che tende x con 0 da sinistra di f di x. F di x con 0 più il limite per x tende x con 0 da destra di f di x. Ovviamente tutti questi limiti devono esistere finiti, perché altrimenti non li chiamiamo, diciamo. Poi chiamiamo f' di x con 0 meno il limite per x che tende a x con 0 da sinistra del rapporto incrementale. Questa si chiama la derivata a sinistra del punto. Poi chiamiamo f' di x con 0 più il limite per x che tende x con 0 da destra sempre del rapporto incrementale. È chiaro che una funzione al limite nel punto, se solo se questo valore è uguale a questo valore, non è detto che sia continua, però se supponiamo che questi due valori siano uguali e supponiamo che la funzione, diciamo, in x con 0 abbia un altro valore, di che tipo di discontinuità parliamo in quel caso? No? Presenza. Ho detto, se questi valori sono uguali, che vuol dire? Che c'è il limite della funzione. Se il limite della funzione in quel caso non coincide con il valore della funzione nel punto,
e prova la discontinuità eliminata. Allora, la discontinuità a salto si ha quando questi due limiti sono diversi, ok? In verità si parla di discontinuità a salto anche quando questi due limiti sono diversi ma non finiti. Invece i valori li mettiamo solo quando questi limiti sono finiti. In quel salto è il limite, il salto è come se fosse infinito. E poi, vabbè, la discontinuità essenziale si ha quando almeno uno di questi due limiti non esiste proprio. Quindi questo discorso nella prima parte ci può aiutare anche a ripensare il discorso della discontinuità. Si può andare a vedere se la funzione è discontinua nel punto, è definita in tutto un intorno di discontinuità. Poi per quanto riguarda la derivata invece, semplicemente facciamo la seguente osservazione: affinché esista la derivata è necessario che il limite del rapporto incrementale esista, è necessario e sufficiente, quindi è necessario che il limite del rapporto incrementale esista sia da sinistra che da destra. Però questi due limiti potrebbero esistere ma non essere coincidenti. In tal caso si parlerà di derivata sinistra e di derivata destra. È chiaro? Ok. Fate attenzione alla notazione, perché il meno e il più è opportuno metterli vicino al punto, in maniera tale che così vicino alla funzione non segniamo nulla, anche perché potrebbe avere altri significati, e comunque non va a interferire con il primo che indica la derivata. Quindi, quando io scrivo x con 0 meno x con 0 più, significa che la quantità che sto considerando, che sto definendo, la sto considerando il limite relativo che compare alla definizione, lo sto effettuando se c'è meno solo da sinistra e se c'è più solo da destra. È chiaro? Bene. Allora, qui se vi fate la derivata sinistra e la derivata destra, beh, in realtà potrei sfruttare anche un risultato per non calcolarlo, ma facciamo un attimo. Se io devo fare, sempre nell'esempio 2, se devo fare f' di meno 1 meno e poi chiamo g di x uguale x cubo, f' di meno 1 da sinistra, questo è uguale a g' di 0 meno, che però questo è uguale diciamo a 0, perché la derivata di questo è 3x quadro. Perché dico che questo è uguale a questo? Perché semplicemente questa è una traslazione, è il cubo non di x ma di x più 1, cioè è stato tutto spostato a sinistra di 1. Quindi è chiaro, se volete facciamolo per esteso, io che sto facendo? Questo qui è il limite per x che tende a meno 1 da sinistra di x più 1 al cubo meno 0 fratto x più 1. Questo è uguale al limite per x che tende a 0 da sinistra di x cubo fratto x. Ho preso x più 1, l'ho chiamato t e poi t l'ho chiamato un'altra volta x. E questa fa 0, ma questo, se ci fate caso, è proprio il rapporto incrementale della g fatta nel punto 0. Della g fatta nel punto 0. Ok. Allo stesso modo, se io lo faccio, questo è anche uguale a f' calcolato nel punto meno 1 dalla parte destra, perché dalla parte destra ho la costante uguale a 0 e quindi il rapporto incrementale della costante nulla è 0. Quindi questa funzione è derivabile in meno 1 e la derivata vale 0. Lo stesso discorso, non lo stesso, analogo discorso vale nel punto 1.
quindi anche lì faccio il rapporto che mi dà a sinistra, faccio il rapporto che mi dà a destra, o faccio direttamente il limite sinistra e destra e vedo che sono uguali, entrambi uguali a 0, oppure diciamo me la caverò dicendo che quella è G' 0 più scusate, sì, G' 0 più ed è uguale dalla parte destra, invece dalla parte sinistra la derivata di 0 fa 0. Va bene, quindi questa funzione è derivabile di tutto R. Però la derivata non è strettamente maggiore di 0, perché c'è un intero intervallo dove è nulla. E in questo intervallo, infatti, la funzione in realtà è costante. Quindi non è, diciamo, f' di x maggiore o uguale di 0 per ogni x appartenente a r. Ovviamente f di x è una funzione debolmente crescente, ma ovviamente non è una funzione strettamente crescente, perché qua c'è un intero intervallo in cui è costante. Quindi quel risultato di prima non si può migliorare più di tanto. Se io ripeto, se io so che la derivata è strettamente positiva, allora so che la f è crescente, anzi so che la f è strettamente crescente nell'intervallo. Se io so che la funzione è strettamente crescente, allora so soltanto che la derivata è maggiore o uguale a 0. E non posso, qua non posso ottenere maggiore di 0 e qua non ci posso mettere maggiore o uguale di 0, perché abbiamo visto dei contro e segni. Bene, in realtà naturalmente se volete qua potete mettere anche 3. Se qua mettete maggiore o uguale a 0 funziona tutto uguale, solo che quello che otterrete sarà che la funzione sarà debolmente crescente. Quindi avete, non sono veri e propri teoremi complicati, queste sono piccole conseguenze, piccole osservazioni, se vogliamo corollari dei teoremi che abbiamo visto l'altra volta, in particolare del teorema di Lagrange. Ecco, perché ho scritto 3, anche perché ovviamente questa proposizione vale anche con le disuguaglianze nel senso opposto, no? Se io qua ci metto minore o uguale a 0, allora la funzione sarà debolmente decrescente. Quindi un'altra proposizione qual è? Se f va da AB a valori in R, e se esiste f' di x per ogni x, diciamo, beh, è inutile, tanto qua dobbiamo dire che f' è uguale a 0, quindi diciamo direttamente, è inutile dire che prima esiste e poi fa 0. Cosa possiamo dire della funzione f? Cosa possiamo dire della funzione f? Allora f è costante in A. Oh, lo stesso discorso qui vale se è un intervallo chiuso, se è una semiretta chiusa, aperta, semiaperta, se è tutta la retta. Insomma, potrei sostituire più in generale, invece di avere un intervallo AB, ci potrei mettere un insieme. Come si chiamavano questi insiemi? No. Quelli del tipo AB, AB, A più infinito, meno infinito A, meno infinito più infinito. Come si chiamano questi insiemi? Se vi ricordate ho dato un nome a questi insiemi.
qua ci sta di tutto, ci stanno gli intervalli, potete anche prendere gli intervalli semiaperti, aperti, chiusi, semiaperti, poi le semirette chiuse, aperte, vabbè, tutta la retta. Se vi ricordate, vi ho dato un nome a questo tipo di insieme. Ah, qualcuno se lo ricorda. Come? Convessi. Ci posso mettere un qualunque insieme convesso. Convesso, vi ricordate la proprietà? Se x e y appartengono a D, allora chi è questa espressione qua? T è un numero tra 0 e 1. Tx, se io sto sulla retta, qua ho x, qua ho y, no? Chi è Tx più 1 meno Ty? Fissate T, chi è T? Per esempio, un terzo x più 2 terzi y, chi è? No, non è punto x. Se è un terzo x più 2 terzi y, non sarà punto x. Se è 1x più 0y, allora fa x. Se è 1y più 0x, allora fa y. Se fosse un mezzo x più un mezzo y, chi sarebbe? No, non avete, stamattina avete attaccato, vi siete ricordati di staccare il caricabatteria del cellulare e di attaccare quello del cervello. Allora, qua c'è scritto per ogni t di 0,1, questi sono dei punti. Allora, cominciamo a fare dei casi. Se qua ci metto 1, qua ci devo mettere 1 meno t, quanto fa? 1 al posto di t, quindi qua viene 0 e quindi il punto viene x. Se ci metto 0 al posto di x, questo non c'è e invece c'è y, e quindi otteniamo quest'altro. Poi mettete un mezzo x più un mezzo y, che punto è? Y uguale a x. No. Cioè la meno. Questi sono due punti già fissati di mezzo. Quella c'è, la meno. X più y mezzi è il punto medio, o no? Se ci metto un mezzo, vero, è il punto medio. Se ci metto un terzo e due terzi, che verrà? Un po' più spostato, verso dove? No, verso destra. Ma non è due terzi. Se ci metto, ho detto un terzo x più due terzi y. Vedi, quando c'è 1 va verso y. Quando c'è 0 qua e 1 qua va verso y. E quella è una specie di media ponte. Allora, immagina che questo sia 20 e questo sia 30. Anzi, facciamo 21 e 30. Ok? Allora fate un terzo x più due terzi y. Un terzo x fa 7, due terzi y fa 20, 20 più 7, 27. Sta qua. La media tra 30 e 21 è 25 e mezzo. È chiaro? Voi ci avete. Qua avete preso un esame, avete preso 21, l'altro esame avete pigliato 30, la media è 25 e mezzo. Se però l'esame da 30 aveva il doppio dei crediti di quello da 21, allora dovete fare la media ponderata, vi viene 27. Se viceversa era questo che aveva il doppio dei crediti di quell'altro, allora dovete fare 2 terzi x più un terzo y. 2 terzi x, 2 per 7 fa 14, un terzo y fa 10. In quel caso vi viene 24. E se ci metto tutti gli altri t, adesso se faccio variare t tra 0 e 1, cosa viene? Oh, viene questa, è quella che si chiama, e dovreste averla vista almeno nei precorsi, l'equazione parametrica del segmento che congiunge x a y.
l'equazione parametrica, perché i punti non sono descritti, diciamo, da un vincolo, diciamo, non ci stiamo mettendo, ma sono descritti al variare di t. Ottengo una famiglia di punti al variare di t che mi riempie tutto questo segmento. T è un parametro, quindi si chiama equazione parametrica. Ok? La stessa cosa varrà più in generale anche in R2 e in Rn. Se questo è un punto P e questo è un punto Q, se io faccio TP più 1 meno TQ, otterrò proprio il segmento che congiunge P a Q. Quando T è uguale a 0 sto nel punto Q, quindi mano a mano che T aumenta vado da Q verso P. T sempre compreso tra 0 e 1. Che succede se T non è compreso solo tra 0 e 1? Supponiamo che T lo faccio variare su tutto R, che succede? Che continuo per T minore di 0 continuo di qua, T maggiore di 0 continuo di là, e invece di ottenere il segmento otterrò tutta la retta che contiene P e Q. E questo vale sia in R che in R2 che in R3 che in Rn. Vale sempre. Ok? Anche se noi per adesso non sappiamo cos'è R2, però lo sapete, insomma, piano, almeno il piano cartesiano alle superiori l'avete visto. Provate a mettere qua le coordinate dei due punti, provate a fare lo stesso discorso, vedete che viene esattamente il segmento che congiunge i due. Quindi, non, diciamo, ok. Che cos'è? È esattamente la proprietà di insiemi convessi. Insiemi convessi, se possiedono due punti, devono possedere, diciamo, se due punti stanno in quell'insieme, ci deve stare tutto l'intervallo che li congiunge. Ok. Oh, allora dicevamo, se sto su un intervallo o su un insieme convesso, se la funzione ha derivata nulla, allora è costante. Posso applicare questa, quella che ho chiamato 3, la derivata è maggiore o uguale di 0, allora la funzione è debolmente crescente, la derivata è minore o uguale di 0, quindi la funzione è debolmente decrescente, e quindi l'unica funzione che è contemporaneamente debolmente crescente o debolmente decrescente è una funzione costante. Cioè, le uniche funzioni, perché la costante non è specificata. Oppure posso fare anche, rifaccio di nuovo la dimostrazione, rifaccio ancora la dimostrazione in un altro modo. La dimostrazione è questa. Prendiamo x con 0 appartenente ad E. Io voglio far vedere che f di x coincide con f di x con 0. Infatti andiamo a fare f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Supponiamo per semplicità che x sia maggiore di x con 0, il che significa che l'intervallo lo scriverò così. Se x fosse minore di x con 0 dovrei scrivere prima x e poi x con 0, perché in questo caso, beh, nell'intervallo x con 0 x la funzione è definita, perché x con 0 appartiene a D, x appartiene a D, e allora tutto l'intervallo che li congiunge è contenuto, anzi addirittura l'intervallo chiuso è tutto contenuto in E. Nell'intervallo chiuso possiamo tranquillamente applicare il teorema di Lagrange, perché la funzione per ipotesi è derivabile, e quindi io so che esiste un punto xi compreso tra x con 0 e x tale che, lo dovevo scrivere a sinistra, non ho lasciato lo spazio, perciò l'ho scritto così con la freccia. Questo sia uguale a f' di xi, ma per ipotesi
la derivata era sempre nulla, quindi questo vale 0. Allora, affinché il stavolta quello che sta scritto a sinistra sia uguale a 0, il denominatore è diverso da 0, altrimenti non potremmo neanche dividere, e quindi deve essere uguale a 0 il numero 2. E quindi che vuol dire? Che f di x è uguale a f di x con 0. Il ragionamento non dipende da dove ho preso x, posso prenderlo a destra di x con 0, a sinistra di x con 0, posso prenderlo in qualunque punto di x, e quindi otteniamo il risultato. Quindi fine della dimostrazione. Ok, adesso vediamo un esempio. Anzi, questa la lascio scritta, quindi qua ci metto fine dimostrazione e vediamo un esempio. Esempio 3. Allora, facciamo un piccolissimo studio di funzioni. Allora, esempio 3. Prendiamo questa funzione qua, f di x uguale a cotangente di x più l'arco tangente di 1 su x. Mi dovete fare il grafico di questa funzione. Facciamolo insieme, no? Allora, dov'è definita questa funzione? Dov'è con x diverso da 0? Allora, è definita per x diverso da 0. Quindi, questa qui, il campo di esistenza è tutto r meno lo x, o se preferite l'insieme degli x appartenenti a r diversi da 0. Adesso, prima di fare il grafico, io vorrei fare di questa funzione, vorrei fare la derivata. Allora, per poter fare la derivata mi serve la derivata dell'arco tangente. La derivata dell'arco tangente non l'avevamo ancora fatta, se non sbaglio. Allora, mettiamo qui, chiamiamole con, vabbè, f di x l'abbiamo chiamata cotangente, va bene. Chi è la funzione immersa dell'arco tangente? Non è proprio, è la tangente, ma per x compreso tra dove e dove? Tra meno y e y. Allora, se questa è la tangente, il grafico della tangente, e questo è il grafico dell'arco tangente. Vedete? I grafici sono, rispettano quella proprietà, diciamo, che abbiamo sottolineato varie volte tra la funzione e la funzione immersa. Sono, diciamo, l'uno il simmetrico dell'altro rispetto alla bisettrice prima e terzo quadrato. Ok, quindi queste due funzioni sono l'immersa l'una dell'altra. Allora, come si fa f' di x? Allora, il f' di x, se vi ricordate, fa 1 fratto f a meno 1 primo calcolato in f di x. Se mi dite io non mi ricordo questa formula, vi prendo e vi attacco al muro, metaforicamente parlando, perché è sempre la derivazione della funzione composta. Allora, se io ho f a meno 1 di f di x deve fare x, derivate con la regola di derivazione della funzione composta, ottenete f a meno 1, qua è meglio fare l'1, 1 e il primo primo,
calcolare in f di x per f' di x uguale a 1. Portate tutto questo pezzo dall'altra parte e avete ottenuto la funzione. Quindi non dovete ricordare niente, dovete semplicemente ricordarvi che la funzione x f di x f meno di f di x fa x. Tutto qua. Adesso andiamo a applicare questa formula nel caso particolare. Chi è la derivata? Allora, chi è f meno 1? Abbiamo detto la tangente, o almeno un ramo della tangente. Chi è la derivata della tangente? La funzione 1 su cosen quadro. Quindi qua ci devo mettere 1 su cosen quadro di che? Cosen quadro deve avere un argomento. L'argomento dove dobbiamo andare a calcolare la derivata della funzione inversa chi è? F di x. E chi è? F è arco tangente. Quindi qua ci devo mettere arco tangente x. Quindi 1 fratto 1 su cosen quadro, questo fa cosen quadro di arco tangente x. Adesso dobbiamo semplicemente studiare questa equazione. Allora, il discorso è questo numero qui, chiamatelo alfa. Io so che tangente di alfa fa x. E in verità vorrei invece calcolare 1 su, scusate, vorrei calcolare il cosen quadro di alfa. Cosen quadro di alfa quanto fa? Però io lo voglio esprimere in funzione della tangente. Allora, tangen quadro farà x quadro, ma tangen quadro è sen quadro alfa fratto cosen quadro alfa. Ci siamo fino a qui. Adesso aggiungete 1 a tutte e tre. Quanto viene qui a sinistra? Va bene. Cosen quadro più sen quadro al numeratore e cosen quadro rimane sotto. Cosen quadro più sen quadro fa? Quindi qua mi viene 1 su cosen quadro alfa uguale 1 più tangente quadro alfa, ma tangente alfa faceva x, quindi fa 1 più x quadro. Quindi cosen quadro alfa quanto fa? Se il suo reciproco fa x quadro più 1, 1 fratto 1 più x quadro. Quindi andiamo a sostituire. Cosen quadro arco tangente di x fa 1 fratto x quadro. Cosa abbiamo dimostrato, cioè cosa abbiamo ottenuto in questo esercizio? Dimostrare la parola rossa. Abbiamo ottenuto che la derivata dell'arco tangente fa 1 fratto 1 più x quadro. Adesso, quindi, scusate, in tutta questa discussione f è l'arco tangente, non è più questa funzione qua, mi sono dimenticato di sottolinearlo con forza, l'avevo riscritto ma non posso chiamare nello stesso contesto f due cose diverse. Comunque, sempre in questo contesto, allora vediamo un po', andiamo a studiare intanto il grafico dell'arco tangente. L'arco tangente lo sapevo qual è il grafico, perché diciamo, supponendo di conoscere un po' di trigonometria, conoscevo il grafico della tangente, quindi sapevo che questo era, doveva essere girato con quella solita regola. Ok, non è proprio un disegno fatto bene, ma insomma. Questa sintesi è epigrafica, questa è meno epigrafica. Allora, vediamo un po'
è questa, la prima cosa che dovete fare quando fate qualunque studio di funzione, una funzione elementare a qualunque funzione complicata, è vedere se la derivata va d'accordo con il grafico. Perché c'è, ma tu il grafico come lo fai se non sa la derivata? No, ci sono, diciamo, in questo caso si sapeva come era fatto il grafico più o meno, ma in altri casi si riescono a ricavare delle informazioni sul grafico anche senza fare la derivata. Allora tu ti scrivi quell'informazione sul grafico, fai un po' un abbozzo di come deve essere fatto il grafico, e poi prima cosa che devi fare, devi controllare se questa va d'accordo con questa. Allora vediamo se va d'accordo. Allora, la funzione com'è? Crescente. La derivata com'è? Questo già è una cosa che va d'accordo, perché abbiamo detto che fin tanto la funzione è crescente, la derivata è positiva, maggiore o uguale a 0. Se la derivata è maggiore di 0, la funzione è strettamente crescente. La funzione è strettamente crescente. Bene, adesso andiamo a vedere. In 0 questa tangente è a 45 gradi, questo perché so che la derivata della tangente era 1 su cosen quadro, che in 0 fa 1, era a 45 gradi, allora girando questo rimane a 45 gradi. Quindi la derivata di questa funzione in 0 deve fare pure lei 1, infatti in 0 fa 1. Poi questa sembra rallentare la sua crescita per x, diciamo, sia quando mi muovo verso destra sia quando mi muovo verso sinistra. Infatti la derivata sempre positiva è, ma diminuisce sia quando mi sposto verso destra che quando mi sposto verso sinistra. Questa poi è una funzione dispari. Allora, la derivata di una funzione dispari sarà sempre una funzione pari. Infatti questa è una funzione pari. Cioè se andate a fare il grafico di 1 fratto 1 più x quadro, vi accorgete che fa così. Stavolta avete 1 ed è una funzione pari. Poi quando x va verso l'infinito, questa sembra tendere verso pi greco mezzi, anzi ci tende verso pi greco mezzi, lo sappiamo da solo, però sembra farlo anche in modo tale che il grafico diventa più o meno quasi orizzontale. E la derivata? Quando x tende a più infinito, no, è la f di x che tende a pi greco mezzi. X tende a più infinito, quando x tende a più infinito la derivata che fa? Tende a 0. È chiaro? E quindi va d'accordo. Questa, diciamo, cresce sempre più lentamente, la derivata tende a 0. Questa c'è una sintesi, la derivata tende a 0. Non è obbligatorio che la derivata tenda a 0 su una, poi vedremo degli altri esempi. Però è quasi la regola, quasi. Poi gli esempi già bisogna costruire un po' a posto. Ok, quindi abbiamo fatto un esercizio, abbiamo calcolato questa derivata e abbiamo pure fatto questo grafico, abbiamo visto che va d'accordo la derivata. Adesso ci rimane da fare, poi facciamo una piccola pausa, ci rimane da fare la derivata di questa funzione qua. Adesso cambiamo diciamo contesto, torniamo all'esempio 3, andiamo a fare la derivata di questa funzione. Se è composta. Composta, però la derivata della funzione composta sappiamo come si fa. Allora, f' di x, come si fa adesso? Dobbiamo prima fare la derivata dell'arco. E quanto fa? Poi più 1 fratto. Che ci devo scrivere qua? 1 più 1 su x tutto al quadrato, 1 più l'argomento al quadrato per la derivata dell'argomento. Quanto è la derivata dell'argomento? Meno 1 su x quadro. Adesso se vi fate viene 1 fratto 1 più x quadro, meno, perché più per meno fa meno. Adesso x quadro per 1 fa x quadro, x quadro per 1 su x quadro fa 1, e quindi viene questa roba qui. Cioè viene? Quanto viene la somma? Sveglia! Quanto viene la somma? Oh, 0.
Quindi questa derivata, questa funzione ha la derivata? Nulla. Allora, andiamo a calcolare la funzione, quindi cancelliamo questo perché il contesto che ci interessa è quello adesso, è quello dell'esempio. Andiamo a calcolare f di 1. Quanto fa f di 1? Al cotangente di 1 quanto fa? 0. Quando è che la tangente vale 1? Cioè? Ah, y uguale. Allora, se ci metto 1 al posto di x, quanto viene? La funzione? Buonanotte. Al cotangente di 1, y uguale. Quanto fa? Y mezzi. Se ci metto 1 al posto di x, viene al congente di 1 qua e al congente di 1 qua, viene y mezzi. Y quarti più y quarti fa y mezzi. Adesso facciamo f di meno 1, quanto fa? Al congente di meno 1 quanto fa? Meno y uguale. Meno π/2. Oh, però attenzione, questa funzione ha la derivata nulla, ma non è così. Ah, la derivata l'ho calcolata, fa 0. La funzione in 1 vale una cosa, in meno 1 vale un'altra cosa, non è costante. Allora, sapete farmi il grafico di questa funzione? Due? Sì. Vediamo se ci arriva qualcun altro. Quando... come è fatto il grafico di questa funzione? Come volete che sia fatto il grafico di questa funzione? Come può essere mai fatto il grafico della funzione? Allora, se la funzione non è costante, sto contraddicendo il teorema che ho dimostrato prima? Sì o no? Io ho dimostrato che se una funzione ha la derivata nulla, allora è costante. Questa è la derivata nulla, ma non è costante. C'è una contraddizione. O no? Guardate bene l'enunciato di P. Dove valeva il teorema? Su un inter? Oppure poi abbiamo detto vale anche su un insieme? Il campo di esistenza è qua, il commesso o no? È staccato, sono due pezzi, ci manca lo zero in mezzo. E allora, come è fatto questo grafico di funzioni? Come può mai essere fatto? Se io ci tolgo i numeri positivi, mi concentro solo su quelli negativi, il campo di esistenza sarebbe una semiretta, cioè? Allora, se la funzione a meno 1 vale meno π mezzi, deve essere costante di qua, quindi qua vale sempre meno π mezzi. In 0 non è definita, e di qua quando vale? Oh. È chiaro o no? Questa funzione ha la derivata nulla, ma non è costante, sono due costanti, perché il dominio è fatto di due pezzi commessi e su quei due pezzi, diciamo, la funzione deve, può essere costante su ciascuno dei due pezzi, ma non c'è nessun motivo perché le costanti debbano essere per forza le stesse. La derivata è un'informazione locale, fino a qua di nuovo qua è costante, se qua pure è costante, ma perché questo dovrebbe essere uguale a questo? Se prendo una funzione qua vale A, qua vale B, è la stessa cosa, la derivata vale sempre 0. Dice, ma la funzione non è derivabile in 0? No, la funzione non è proprio definita in 0. È chiaro? Certamente, se volessi definire la funzione anche in 0
e oltretutto volessi che la funzione sia derivabile, allora per avere la derivata devo prima rendere funzioni continue, devo attaccare questi due pezzi e devo mettere la costante uguale allo stesso valore, o no? È chiaro quindi questo esempio che se la funzione è costante è derivata nulla, ovviamente. Se la funzione è derivata nulla è costante solo se l'insieme è commesso su R. Poi diciamo basterebbe poi un'altra definizione, connesso, ma non l'abbiamo data. In R connesso e commesso coincide. Se no, se è fatto da due pezzi, il domino è fatto da due pezzi, non c'è nessun motivo per cui la costante possa essere la stessa, possono essere anche essere due diverse. Facciamoci un minuto di pausa.